un cittadino che davvero è stata una grande personalità umana, oltre che professionale, lo sappiamo tutti, perché questo proprio è il luogo dove lui usualmente incontrava i suoi concittadini, gli amici, con i quali trascorreva ore a chiacchierare. Una persona che si è spesa tantissimo per la giustizia, quindi un uomo delle istituzioni, un uomo davvero che ha iniziato la carriera fulgida, sin dai tempi in cui era alla Corte Suprema somala come vicepresidente, per la creazione di uno Stato africano, e quindi poi è noto i vari processi, insomma, dal processo Moro, Moro Ter, Moro Quinques, e quindi poi ancora il processo Ali Accià per l'attentato al Santo Padre Giovanni Paolo II. E quindi con gioia oggi ecco, inauguriamo questo monumento perché esso sia un abbraccio della città al nostro Severino Santiapichi. Il giudice Santiapichi è stato sicuramente un giurista esemplare, ha fatto nei suoi anni di magistrato ampia testimonianza del suo altissimo profilo come uomo dello Stato, ha fatto processi, come sappiamo noi tutti, importanti a partire dal processo Moro, ma è stato anche un uomo molto legato alla sua città e noi come città di Scicli siamo molto legati alla sua memoria, così come lo siamo stati durante la vita a lui personalmente. Era il minimo che si potesse fare, è in corso anche l'intitolazione di una strada. E la cosa che più mi piace sottolineare della giornata di oggi, al di là della grandissima partecipazione, anche importante, anche delle massime istituzioni della provincia di Ragusa, il fatto che l'iniziativa sia partita dal basso. C'è un'associazione di volontariato, la Primo Maggio, nei mesi scorsi ha partorito questa idea, ha contribuito a realizzarla e oggi in questa bella giornata di sole, che sicuramente molto sarebbe piaciuta al nostro caro Santiapichi, che siamo tutti qui a rendergli omaggio. Io voglio pensare che questa è l'ultima fase della sua vita, questa qui, questo busto che guarda San Matteo, la sua piazza, il suo paese, i suoi amici scicchitani. Grazie. Grazie, Xavier Santiapichi. Vado? Andate. Andiamo un pezzo ciascuno. Bene. Un magistrato deve avere innanzitutto equilibrio e capacità di autonomia e di indipendenza. Il momento in cui il presidente Santiapichi è stato chiamato ad assumere processi importanti, c'era bisogno di riacquistare la perduta fiducia di buona parte della pubblica opinione, era la stagione del terrorismo. Lui seppe essere equilibrato, ponderato, con l'acume del giurista e ho detto anche con quella carica di umanità che nulla deve pregiudicare il giudizio finale, ma che serve per comprendere fatti, persone e circostanze, come ogni siciliano del resto sa portare in ogni sua attività. Io ho portato l'omaggio del governo regionale a questo grande siciliano, a questo grande magistrato, a questo grande scrittore che ha saputo rivelare una penna feconda ispirata spesso dai luoghi, dei personaggi in cui è nato, in cui si è formato. Lo ha ricordato dicendo: una persona per bene lo è per tutta la vita. Eh sì, lo diceva Pirandello, l'eroe lo può essere per un giorno, essere persona per bene bisogna esserlo ogni giorno e in Sicilia è molto più impegnativo che altrove essere persona per bene.